Buongiorno amici cari, io sono Deuterio, non so come iniziare il video. E oggi faremo anime e cartoni, anime sul calcio. Perché ripetere due volte anime? Non lo so. Perché mi dicono tutti già iniziati? Non è vero, ce ne sono solo 8. Eccoci qua, Inazuma Eleven Go. O Blue Lock. Allora, il Go l'ho visto pochissimissimissimo. Ormai ero già ai tempi in cui non lo guardavo più. Blue Lock invece mi ha preso parecchio, dai. Questo è, cos'è? Tipo Galactic Football? No, non lo so cos'è, non l'ho mai visto. Però Inazuma Eleven vince. Poi, ah no, è questo Galactic Football. E che non ho mai visto. E Holly e Benji. Boh, non mi ha mai ispirato tanto. Non lo so. Sceglierò gli Benji perché lo conosco. Un episodio l'ho visto, mentre degli altri zero. Foot the Roo, animazioni orribili 3D. Oppure Aohashi, che non ho mai visto. Non lo so. Non lo so. Qua scelgo l'anime perché mi sento più a casa. E questa è la finale, amici miei. È la finale perché. Allora, per quanto sia. Allora, togliamo il fatto che le animazioni di Blue Lock sono inesistenti e è un PNG. No, non è vero. Che cazzo le togliamo? È una parte importante dell'anime, l'animazione. Allora, il concept è bellissimo di Blue Lock. 100 calciatori, tutti attaccanti, chiusi in una battle royale, si sfidano in varie cose. E solo uno vince, diventa, entra nella nazionale under 20, tipo una roba simile, no? Figo. Con tutti i personaggi diversi, ognuno ha il suo punto forte, le sue abilità, eccetera. Ma vuoi mettere Inazuma Eleven? Per quanto sia per bambini Inazuma Eleven, perché il target è bambini. È veramente bellissimo, cazzo. Ci sono cresciuto. Ha un sacco di tecniche fighe, epiche. Poteri, no senso. Ad una certa introducono gli stand che non mi piace, sinceramente. Però fino alla terza stagione con i mondiali è GOAT ancora. Ognuno ha le sue tecniche particolari. Basta, ha vinto. Cioè, non posso dire altro. Assolutamente, vince Inazuma Eleven.